Ciao, allora, video haul, tutto comprato nello stesso negozio dell'euro, lascio il link, l'indirizzo nel box info. Allora, cosa è Sfizio 7? Ero andata in questo negozio per comprare esattamente un'altra cosa che non c'era, che era un aggeggio per cucinare l'uovo, un po' nuovo, al microonde, non l'avevano, ma ho speso soldi in cose. Allora, la prima cosa che ti faccio vedere è questo vassoio, che mi è piaciuto da impazzire. Ora, lo sfondo è cru, i colori io non penso che si vedano molto bene. Sappi che è delizioso, è molto anni 70, che ora arriva l'estate. Io ci tengo molto alla presentazione del cibo, anche quando io e Filippo prendiamo il caffè, io porto tutto nei piattini col vassoio, ci tengo tanto perché l'occhio vuole sempre la sua parte. Questo qua mi ha fatto una simpatia che tu non hai. Non lo so perché mi è piaciuto, è un po' carino. Mi pare che sia costato un paio di euro quello, perché diciamo è un negozio dell'euro un po' ambiguo, nel senso che cose che costano un euro alla fine, ora ce ne sono veramente poche, ma ho tante cose per fare dolci e articoli da cucina. Ho preso questo che è un affettatutto che stavo aprendo, mi sono fermata e ho detto lo faccio vedere. Questo affettatutto io lo trovo molto utile perché io diciamo ho quello grande. Cioè, sì, sempre così di plastica, ho comprato proprio prima di sposarmi, quello che ha varie lamelle, vari spessori. Però ho comprato questo qua perché lo trovo molto più pratico, più comodo perché è più piccolino. Ha solo una misura, ma chi se ne frega. Sai perché? Perché io spesso faccio le patate, quelle golose di cui ho fatto una video ricetta nel box info, se me lo ricordo. E l'ho comprato per fare quelle patate e per affettare le zucchine. Scemotto per quanto sia come cosa, alla fine per un euro si poteva fare tranquillamente. Credo che si trovi pure al mercato questo, perché sono sbagliato il supermercato. L'ho comprato proprio con questo scopo perché è molto molto più utile e pratico rispetto a. Ti faccio vedere che sto parlando perché ma rischia vecchia. Che è questo, no? Che è quello che ha diverse giri. C'ha quelle piccoline, giri e cambi spessore. Questo qua che è bello grosso, insomma, ha pure i suoi anni. Comunque ho deciso di prendere questo qua che per 1 euro se lo devo fare. Poi ho preso una teglietta in silicone, sempre a 1 euro. Aspetta che l'esco. Stampo da forno in silicone, massima igiene, perfetta antiaderenza, lavabile, lavastoviglie, ideale anche per il microonde. Ho comprato questo per fare l'uovo al microonde, che è questo stampino qua piccolino. Non mi piace la forma a forma di luna, ma avevano solo questo. Che cosa dovevo fare? Alla fine l'ho comprato, va bene. Sempre 1 euro questo qui. Se la troverò mai rotonda, perché la voglio rotonda, proprio una mission impossible, trovare una tegliettina piccolina rotonda, la comprerò. Ma veniamo ai pezzi forti. LOL delle pezze, nel senso, tu devi sapere che quando io mi mia suocera, oltre a regalarmi pigiami, cose per andare a dormire e per stare a casa, quando mi sono sposata mi ha regalato un numero X di strofinacci, di canovacci, ma proprio un numero X. Questo Natale i miei cugini, mio cugino e sua moglie, mi hanno regalato un set di strofinacci che alla fine sono abbastanza carini, aspetta. Sono così, sono abbastanza carini. A me piacciono le cose a tintonita, ma io in questo negozio ho visto, mi è caduto l'occhio, effettivamente per quello che sono costati tanto, ma sono troppo carini. Questo già è lavato e stirato. Sono troppo bellissimi. Ho preso questo strofinaccio, un profumo. Questo qui, io lo so, in palermitano si chiamano strofinacci, però che canovaccio, canovaccio. Questo canovaccio qui con le teiere. Poi, questo qui, vai, apriamo. Volevo fare l'etichetta, questi sono costati assai, 1,50. Che se pensi, per essere un negozio dell'euro è carissimo, però. Ma proprio mi sono piaciuti. Ma sai perché io spesso. Ormai quasi sempre praticamente pranzo e ceno, pranzo o ceno da sola,
Non ho le tovagliette all'americana, ma certe volte prendo proprio un canovaccio e me lo metto come tovaglietta. E mi siedo a tavola. Io prima non mi sedevo a tavola, mangiavo appoggiata alla cucina, ora mi sono imposta di sedermi a tavola. Quindi l'ho preso anche per questo. E poi perché mi piace mettermi in quel che è carino. A pinch of this. Questo è l'altro. C'era un altro pure carino che era nero, però non so, a me non mi ispirava tanto. Guarda che sono carini. E poi questo qua, che è un po' più moderno tra virgolette, infatti volevo comprarlo a un altro mio cugino che sì, quest'estate io ve l'ho detto, c'ho avuto l'ondata di matrimoni, hanno tutti le case nuove nuove, mobili moderni, cucine moderne, secondo me questo qua starebbe bene, insomma sai che io domani ora glieli vado a comprare, gliene compro due, tre. In cucina però ci sta bene perché con gli segni grigi e i particolari verdi, ecco, in cucina loro perché hanno una cucina di questo colore, mi sa che gliene vado a comprare un paio e glieli regalo. E tanto per dire ti ho pensato, guarda che carino, ma guarda, mi hanno fatto veramente simpatia. Tu dici ti stai casando per degli strofinacci? Sì, mi sto casando per degli strofinacci e mi caso pure tanto per degli strofinacci perché mi piacciono veramente tanto. Mi piacciono molto, sono carini. E niente, ho preso soltanto queste cose, cioè soltanto, capito? Io ero entrata per spendere 1 euro, ho preso tre strofinacci, una teglietta, una mandolina e un vassoio e dovevo comprare un coso per tagliare, per cuocere l'uovo. Credo che sia stato pure anche troppo. E va bene, dai, spero che questo video ti sia potuto piacere. Sabato troverai una video ricetta. Ciao! Che le stelle siamo questa volta light, eh? Questa volta ogni tanto qualcosa di light. Diciamo non guasta, vorrei bilanciare, fare le cose lievitate, insomma la pasta, le pietanze che propriamente light non sono e poi piatti light, dai, bilanciamo. Ciao e che le stelle siano.